Non dire qualcosa di cui ci si pente per rabbia. C'era una volta un bambino che aveva un pessimo carattere. Suo padre decise di consegnargli un sacchetto di chiodi e disse che ogni volta che il ragazzo perdeva la calma doveva piantare un chiodo nella recinzione. Il primo giorno, il ragazzo piantò 37 chiodi nella recinzione. Nelle settimane successive il ragazzo cominciò a controllare il suo temperamento e il numero di chiodi che conficcava nella recinzione diminuì lentamente. Scoprì che era più facile controllare il suo temperamento che piantare quei chiodi nella recinzione. Infine, arrivò il giorno in cui il ragazzo non perse affatto la calma. Raccontò la notizia al padre, il quale suggerì al ragazzo di estrarre un chiodo ogni giorno in cui avesse mantenuto il suo temperamento sotto controllo. I giorni passarono e il ragazzo poté finalmente dire al padre che tutti i chiodi erano spariti. Il padre prese il figlio per mano e lo condusse al recinto. Hai fatto bene, figlio mio, ma guarda i buchi nel recinto. Il recinto non sarà più lo stesso. Quando si dicono le cose con rabbia, lasciano una cicatrice proprio come questa. Puoi infilare un coltello in un uomo e tirarlo fuori. Non importa quante volte dici che mi dispiace. La ferita è ancora lì.